il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Ora, a sfoggiare il proprio sapere, tocca alle ultime due rimandate. Mi raccomando. Oddio, no, non ce la faccio io. Ma io non ce la faccio. A Bruscia. Ciao. Mi saluto già da ora. E Angius. Buongiorno. Buondì, signorina Angius. Si accomodi. Grazie. Senta un po' una cosa, signorina. Parliamo di titoli. Chi è il rettore? Rettore. Ho tanta ansia e non la so controllare. Che scrive? No. No. Quello che trasporta la lettera. Il rettore è il direttore massimo di una università. Non riesco a parlare, cioè mi blocco. Quando io devo scrivere una lettera a un cardinale... Cosa intende? Sa chi è un cardinale? Non proprio. Cardinali. Quello che scrive? No. No. Quello è l'emittente. Che fatica. Passo alla professoressa di storia e geografia. Prego. Le migrazioni. Tra il 1876 e il 1920, la povertà e la rabbia spinsero circa 9 milioni di italiani a fuggire alla ricerca di un nuovo posto dove stare. E si dirigevano verso l'America, il Brasile, l'Argentina. Cioè, l'America per loro era come dipinta, era dipinta come un paradiso terrestre. Le migrazioni ne ho parlato, ma tanto secondo me mi piacciono lo stesso. Signorina Angius, ha mai spiccato una tratta? Io no, però... Sa di cosa parlo? Sì, della cambiale. Sì. Che la cambiale, in poche parole, è un titolo di credito, la cambiale. Vabbè, mi pare che qualcosina, dai, come abbia detto. La finiamo qui, signorina. Luci con alcune ombre. Non mi metto troppa ansia. Comunque, arrivederci, grazie. Non è che ho capito molto cosa intende, ma... Incrocio le dita, speriamo bene. Le navi che, partendo dall'Italia, per esempio, arrivano in America. Cosa attraversano? L'oceano. Quale oceano? Come si chiama? È uno, quello che sta a est. Pacifico. No, qual è l'altro? Che bagna l'America? Adriatico. Il mare, l'immenso mare. Io la congedo, però, insomma, sono molto perplesso di questo suo esame. Si accomodi. Grazie. Arrivederci. È andato bene, perché non mi hanno chiesto quello che sapevo. Mi hanno chiesto quello che voleva loro e non sapevo rispondere. È andata in panico. Beh, panico. No, si è bloccata all'inizio. Ale, perché sei così? Com'è andata? Alessia? Ale? Mi rispondi? È andata male, molto. Perché? Stai tranquilla adesso. Forse Alessia ha dormito sui libri. Proprio come Gabriel, che chissà cosa starà sognando.